Per Stefano Cianciotta e Nicoletta Salvatore, rispettivamente presidente e vicepresidente di Abruzzo Sviluppo SPA, è il momento di tirare le somme dopo quasi 2 anni e mezzo alla guida della società in-house regionale che dallo scorso 16 dicembre è stata incorporata dalla finanziaria regionale abruzzese, portando a termine un processo di fusione per incorporazione in poco più di un anno. Sono stati 28 mesi intensi ed esaltanti nei quali abbiamo non solo visitato oltre 100 imprese e ricostruito il rapporto tra Abruzzo Sviluppo e il sistema economico regionale, prova tangibile le 26 imprese che hanno fatto accordi dopo l'Expo di Dubai, ma in qualche modo abbiamo provato a rimettere al centro dello sviluppo industriale e di rilancio economico di questa regione Abruzzo Sviluppo. In questi anni le convenzioni con la regione si sono moltiplicate per tre e oggi attraverso 170 assistenze tecniche copriamo tutto lo spettro di fondi comunitari. Il piano sociale regionale licenziato alcuni mesi fa dalla regione ha portato la firma di Abruzzo Sviluppo, ma anche i 15 punti di spesa recuperati sul programma di sviluppo rurale sono stati di fatto realizzati da Abruzzo Sviluppo, quindi un impegno costante che credo di cui gli abruzzesi possano essere orgogliosi. Nel corso della conferenza stampa di fine mandato del Consiglio di amministrazione di Abruzzo Sviluppo, il presidente Stefano Cianciotta e il commissario straordinario di governo per la zona economica speciale per l'Abruzzo, Mauro Miccio, hanno firmato il protocollo d'intesa che punta a favorire l'integrazione tra le misure agevolative a disposizione del commissario governativo e quelle già gestite da Abruzzo Sviluppo SPA. Noi oggi abbiamo siglato un accordo importante con il commissario di governo alla ZES, nel quale all'interno della programmazione comunitaria 21-27 sono stati individuati delle riserve agevolative per le imprese che vogliono investire in Abruzzo. Questo progetto noi lo diamo in dote alla nuova società, quindi oggi facciamo un bilancio, ma il nostro bilancio vuole essere già di prospettiva.